Buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata, la prima puntata del 2018 di Mondo Amaranto. È iniziato col botto l'anno per l'Arezzo Calcio Femminile, addirittura 6 gol contro l'Amicizia Lagaccio, consolidato il secondo posto, meno 3 dalla Florenza che tra l'altro deve arrivare a stretto giro di posta proprio qua ad Arezzo. Parleremo poi ovviamente anche del settore giovanile Amaranto. Io saluto Elettra Fiorini, bentornata. E poi per la prima volta con noi la nuova proprietaria dell'Arezzo Calcio Femminile, Arianna Paperini, benvenuta. Buonasera. E poi Giacomo Gorgogna, allenatore degli esordienti A, ne abbiamo 3 questa sera, dopo veniamo da voi, nuovi, è la prima volta che li conosciamo. Tra l'altro voi siete reduci dal triangolare torneo fair play della FIGC e quindi che avete vinto, quindi complimenti. Grazie. E quindi dopo ci racconterete un po' come è andata. Ci sono stati anche degli incroci tra Arezzo e Perugia a livello giovanile, addirittura un 5-5, è finita l'amichevole dei giovanissimi nazionali, ne parleremo dopo. Prima di vedere la sintesi della partita, chiedo subito ad Arianna questi primi giorni di questa nuova avventura, come li stai vivendo, che sensazioni? Grande entusiasmo e mi sto innamorando della squadra sempre di più. Ottimi risultati e soddisfatta. È una cosa che era, diciamo, covava da tempo, è stata una cosa, diciamo, dell'ultimo periodo, questo progetto? Progetto dell'ultimo minuto. Ah, dell'ultimo minuto. Però è stato amore a prima vista? Amore a prima vista. Elettra, cosa ha portato questa grande novità? Beh, a noi è sicuramente portato una grande serenità. Noi cercavamo da tanto una persona come Arianna che potesse comunque, al di là del fatto di darci una mano, però sposare un po' quelli che erano i nostri stessi valori calcistici. È arrivata Arianna, è stata un'ottima intuizione della presidente Chiara Davanti quella di contattarla, e adesso insomma i progetti ci sono importanti, a partire dalla realizzazione comunque di quella che sarà la nostra futura casa, quindi siamo molto contenti, anche noi siamo grande entusiasmo, tant'è vero avevamo un po' paura che le ragazze sul campo, no, risentissero di questo entusiasmo, invece l'hanno proprio confermato questo entusiasmo con questa abbastanza. Partita è stato meraviglioso. Comunque la presidentessa Chiara Davanti ci coglie, ci prende, no? Perché ci aveva raccontato proprio qualche mese fa come aveva fatto la corte a Marx Lorenzini, no? Non l'aveva mollato mai perché aveva percepito subito a pelle che era la persona giusta, e probabilmente è accaduto la stessa cosa, no? Quindi, sì, sicuramente sì. Ecco. Allora, vediamo il 6-0 con Riccardo Buffetti. Non finisce mai di stupire l'avventura di Arezzo Calcio Femminile, che dopo aver chiuso il 2017 con il 3-0 rifiutato alla Novesi, diretta concorrente per la salvezza, e quindi confermato il secondo posto in classifica, inizia il nuovo anno con l'ingresso in società dell'imprenditrice Arianna Paperini, nuova proprietaria dell'Arezzo Calcio Femminile, ma con Chiara Davanti confermatissima nel ruolo di presidente. Tornando al campo, al centro sportivo Giunti di Arezzo, per la prima dell'anno, ultima giornata del turno di andata del campionato di Serie B, arriva l'Amicizia Lagaccio. Aterini va a cercare verticalmente Razzolini, arriva il pressing di Razzolini, recupera palla Razzolini, palla al centro verso Carta, e il gol! Il gol di Carta, Isabella Carta, trova il gol che sblocca l'incontro. All'undicesimo minuto del primo tempo, per Carta è la nona rete stagionale, grandissimo l'assist però di Razzolini, che vede il movimento a tagliare dell'area di rigore di Carta, la serve, Carta con il piattone spedisce la palla in rete, dunque quando siamo all'undicesimo l'Arezzo si porta in vantaggio sull'Amicizia Lagaccio grazie al gol di Isabella Carta. Atrini, testa alta, va a cercare Moscia, il colpo di testa da allungare per Di Fiore, in pressing su Bonissone, attenzione a Carta, prima palla, Carta, 2-0 dell'Arezzo, Isabella Carta trova il decimo gol stagionale. La palla arriva nuovamente sui piedi del numero 19 dell'Arezzo, Moscia, l'altro cross per Razzolini, 3-0 dell'Arezzo, e undicesima gioia stagionale per Costanza Razzolini. Razzolini che chiude l'incontro, possiamo dirlo, il 3-0 è un risultato molto pesante per l'Amicizia Lagaccio. Il tocco per Aterini, posizione regolare, ancora Aterini, a verso centro, Aterini, tocco per Baracchi,
e arriva anche la quarta rete di Arezzo con Carolina Baracchi. Quarto gol dell'Arezzo e prima rete stagionale per Baracchi. Moscia va a cercare Baracchi, la trova ancora Baracchi, se la porta sull'esterno però riesce a rientrare. Baracchi, il tocco per Di Fiore, ok Di Fiore, può girarsi, Di Fiore, arriva il 5-0 di Di Fiore, arriva il 5-0, quinta rete dell'Arezzo e quarto gol stagionale per Di Fiore. Dunque anche la giocatrice numero 11 si regala una gioia personale. L'azione, Baracchi si porta sulla, si defila sulla destra con la sfera, una finta per diventare l'avversario, palla al centro e Di Fiore, di piattone, riesce prima a liberarsi l'avversario e poi a trovare la quinta rete dell'Arezzo, la sua quarta stagionale, quando siamo al 24esimo minuto del secondo tempo. Razzolini intanto, si rimane sulla destra, ancora Razzolini, testa bassa, Razzolini costa al centro, c'è Verdi! 6-0 dell'Arezzo con Laura Verdi! Primo gol stagionale anche per Laura Verdi, triplice fischio. L'Arezzo porta a casa questi tre punti con il 6-0 con il Pizza Lagaccio. Una gara mai messa in discussione da parte della squadra di cassa che ha controllato dal primo al 90esimo minuto. Per l'Arezzo torniamo sui gol, doppietta di carta nel primo tempo, nella ripresa Razzolini segna il 3-0, poi 4-0 di Baracchi, 5-0 di Fiore e 6-0 di Verdi. Max Lorenzini, si è chiuso oggi il girone di andata con Arezzo che conferma il secondo posto con 33 punti. Ti aspettavi un girone di andata a questo livello? No, probabilmente no. Diciamo che a questo punto del campionato il bilancio è molto più che positivo. Abbiamo conquistato 33 punti sui 42 disponibili, quindi credo che già di per sé questo faccia capire la bontà del lavoro delle ragazze. Ecco, quest'oggi parliamo della gara di oggi contro Amicizia Lagaccio, un 6-0 che ha fatto vedere ciò che Arezzo è in grado di fare quando tutto gira al meglio. Esatto, proprio quello. Se le ragazze affrontano le partite con la giusta concentrazione, determinazione e umiltà e non si lasciano condizionare magari anche dalle cose che in questi giorni stanno succedendo, no? Allora possono veramente fare delle cose eccezionali che si vedono poi raramente nei campi di calcio. Adesso domenica, prima giornata del turno di ritorno contro la Lucchese, un derby, ti aspetti che diano il massimo come oggi i ragazzi? Sì, mi aspetto che affrontino la partita col giusto spirito. Dobbiamo puntare a vincere il più possibile, poi dopo vedremo un po' a fine campionato dove saremo, però ecco, sono molto soddisfatto. Allora, la soddisfazione di Max Lorenzini, miglioramenti che vediamo poi di settimana in settimana, non solo aumentano il numero dei gol ma anche le giocate, no? Assolutamente, le ragazze stanno lavorando molto bene, Max in questo è molto bravo a guidarle, loro si affidano totalmente al lavoro di Max e lui è molto bravo anche nel decifrare, nell'analizzare gli incontri e quindi nel capire quali sono poi i giusti schemi. Noi abbiamo sempre giocato insomma con un 4-3-3 che a volte è un modulo strano, no, da vedere nel calcio femminile, però era un po' anche quello che gli aveva richiesto Chiara, gli aveva detto trattale come donne ma allenali come uomini, e quindi effettivamente sì. E questo è il segreto. Poi ci sono stati questi innesti che sono subito, quindi, che ha fatto la differenza. Sì, Naticchioni e Moscia tra l'altro erano tutte e due all'esordio da titolari perché erano sempre entrate a partita cominciata negli ultimi due incontri, e Moscia, beh, è una sorpresa effettivamente grande perché è una ragazza che è da tutte le parti, ha fatto un lavoro meraviglioso nella partita di domenica, noi diciamo aveva 7 polmoni perché effettivamente è vero. E anche Deborah Naticchioni è un ottimo acquisto, comunque lei è una veterana della Serie B e poi ha quell'ottima resistenza che gli viene dall'essere comunque campionessa di beach soccer, che quindi insomma è importante anche quello. Arianna, a questo punto, visto i rinforzi, visto questo spirito che si è ulteriormente creato, gli obiettivi forse non c'è neanche da porseli, di guardare sempre più in alto. Beh, certo. Sembra la portata l'obiettivo, onestamente. La squadra c'è, le ragazze danno il massimo e quindi gli obiettivi sono i massimi. Ci fermiamo un attimo, poi vediamo i risultati di questo turno.
Eccoci tornati, seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, vediamo un attimo quest'ultima giornata del girone di andata, cosa è successo oltre al 6-0 dell'Arezzo da tutto campo. Vediamo i risultati: femminile Juventus Torino batte Musiello Saluzzo 2-0, Grifo Perugia 2, Florenzia 3, e poi Ligorna batte Novese 2-1, Molassana Boero batte la Lucchese 2-0, colpo esterno della Lavagnese in casa del Pisa 2-0, il Torino che travolge 4-0 il Romagnano, riposava il Luserna. Vediamo anche la classifica con la Florenzia 36 punti, poi segue l'Arezzo a quota 33, femminile Juventus Torino 28, ecco già qui c'è un solco, poi lo commentiamo, ovviamente abbastanza importante perché siamo già a più 5 rispetto a Juventus Torino e Lavagnese, poi Ligorna, Luserna e Novese 25 e quindi Torino 19, Grifo Perugia 16, Lucchese 14, Molassana 13, Romagnano 12, Amicizia Lagaccio 11, Musiello Saluzzo 7, Pisa 5. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, prima giornata del girone di ritorno, con l'Arezzo che riceve la Lucchese, formazione che insomma non è in una posizione di classifica, diciamo, che possa avere particolari obiettivi. Andiamo a vedere, ci interessava a questo punto, ecco, il Florenzia che va a giocare in casa del Pisa, che è ultimo in classifica, quindi diciamo sulla carta non dovrebbe accadere accadere novità, però ovviamente poi il calcio è sempre imprevedibile. Andiamo a dare un'occhiata anche, poi ci dice Elettra se sono giuste queste statistiche delle marcatrici, dove in testa troviamo Camma della Lavagnese a 12, a 11 Nocchi l'ex Amaranto e poi c'è anche Costanza Razzolini e 10 gol per Isabella Carta, giusto? Ecco, qui già avere una coppia che in due fa 21 gol, insomma, esatto. Dice abbastanza tutta, no? Sono state due ottimi acquisti Razzolini e Carta. Carta ha avuto un exploit nelle ultime giornate veramente importante perché aveva segnato inizialmente, però il grosso dei gol li ha fatti veramente nelle ultime due o tre partite, con la tripletta anche che ha segnato a Novi Ligure. Quindi poi c'è Razzolini che ovviamente è, diciamo, il nostro bomber per eccellenza, però e dai gol si è visto, è anche una persona molto generosa perché sì, specialmente nel primo gol di Carta lei da lì avrebbe potuto segnare tranquillamente, invece è proprio una persona che ha molto a cuore lo spirito della squadra. Ecco, di Isabella Carta colpisce poi la seconda rete, hai visto come sia, cioè come è andata su quel pallone del portiere, no? Questo è il fiuto del gol, è sarda proprio dentro secondo... sì. Le sarde si fanno sentire dentro, sì, no? Perché c'è Gio Casula ancora, c'è, no? Giorgia, c'è Lidia, insomma, Lidia viene chiamata Ringhio, qualcuno Ringhio, la chiama, ecco. Quindi insomma è abbastanza indicativo questo, hanno sicuramente una grande grinta. Arianna, quali sono le doti che più ti hanno colpito conoscendo queste ragazze? Allora, secondo me sono un gruppo, e quello che ho visto io, un gruppo di ragazze molto umili, un gruppo sano, nel senso che sono una famiglia, non sono una squadra di calcio, sono una famiglia prima di una squadra, quindi mi sono sentita a casa più che investitrice, mi sono sentita come a casa con la mia famiglia. E questo è importantissimo perché non c'è solo il gioco, ma c'è il piacere di stare insieme. Il calcio per te che cos'è, no? Perché hai business. Un business. Spiegacelo perché è interessante. Cioè, abbiamo avuto Matteoni qui qualche settimana fa, quindi abbiamo in questa poltrona, questa sedia, sono venuti i due lati, no? Del maschile e del femminile, del futuro e del presente dell'Arezzo. Il calcio è un business perché se si prende solo il gioco del calcio si perdono solo soldi, perché c'è solo da investire nei calciatori, negli impianti. Invece se le amministrazioni ci danno la possibilità, possiamo costruire delle strutture dove possiamo mettere all'interno palestre, piscine, centri benessere, negozi, attività ludiche per i ragazzi e ristorazione. Quindi è un investimento, è un business. Quindi un po' c'è sintonia con Matteoni, perché mi ricordo quel giorno applaudivi, no, quando c'è stata la conferenza. Sì, ma io con Matteoni c'è un rapporto, parliamo, no? La stessa lingua. La stessa lingua, perché lui ha detto il calcio, no, 20%, 20%. Il resto è tutto attività collaterali legate al marchio, no? Certo. Qui ci possono essere ipotesi di unione, tra virgolette, diciamo, tra la parte maschile e quella femminile? I rapporti sono buoni, sì. I rapporti sono molto buoni e è tutto aperto da parte nostra e anche da parte sua, quindi tutto è possibile.
Dicevate prima di una, trovare una casa, una struttura, e avete avviato diciamo dei colloqui con l'amministrazione o dipende dall'amministrazione in particolare? Ieri ho avuto un incontro su Facebook, le modalità anche con cui c'è stato. Con l'assessore Nisini, sì. E assessore allo sport. Domani pomeriggio abbiamo alle 16.30 l'incontro sempre con l'assessore, sì. Noi abbiamo chiesto il campo di Villa Severi, sì. Che attualmente non è in concessione a nessuno e speriamo bene. E lì potrebbe diventare insomma, la casa, so, il clubhouse dove costruire, tra l'altro sarebbe anche una bella zona oltretutto. Una zona molto bella dove c'è da lavorare, dove c'è da investire e creare il business. Certo. Oltre alla casa per le ragazze che attualmente sono divise. Perché ora la situazione, noi Elettra vogliamo ricordarla. Sì, la situazione è che abbiamo la prima squadra e la primavera che comunque condividono le caselle insieme all'Arezzo maschile, su questo comunque li abbiamo sempre ringraziati, però abbiamo le giovanissime che sono divise tra Montevarchi e i Lorentini, i Campi Lorentini, e le bambine che attualmente stanno facendo questa scuola calcio in collaborazione con l'Orange Don Bosco, e quindi insomma l'idea nostra era quella prima o poi di riunirla a questa famiglia, perché effettivamente sia a livello logistico anche per lo staff tecnico e dirigenti comincia a essere un pochino difficile tenere le fila di tutto comunque in posti separati, sia proprio per loro, perché comunque come dice sempre anche la Presidente è giusto che le bambine crescano avendo negli occhi il sogno di entrare nella prima squadra, però se si allenano in posti differenti è un po' difficile. Sì, insomma, fare questi viaggi anche a Montevarchi, no? Insomma, effettivamente non va bene. Ci auguriamo che l'assessore Nisini, che è stata apprezzata, no, per aver risolto determinate questioni, più anche di chi forse c'era stato in precedenza, e anche i tifosi hanno molto apprezzato, no, come si era spesa per risolvere determinate problematiche, tra cui ultima quella del Museo Amaranto, che da tempo non veniva sgomberata la sede, alla fine insomma ci sono riusciti, e ci auguriamo insomma che l'assessore Nisini intervenga e risolva questa situazione, perché poi insomma ne va poi anche di Arezzo, perché anche da questo passa, perché proiettandoci magari con un Arezzo in un campionato maggiore, come auguriamo ovviamente, come si sta profilando, cambia un po' tutto lo scenario, no? Anche a livello di visibilità cambia lo scenario e cambiano anche le esigenze. Cioè abbiamo delle esigenze e quindi abbiamo bisogno di avere un campo nostro. E allora speriamo che sia così. Tornando Elettra alla classifica, questo, cioè, 5 punti, c'è ancora molto da giocare, però ecco, si è creato già un dislivello interessante, no? Sì, speriamo di poterlo allargare ulteriormente questo dislivello, anche perché comunque fra un paio di giornate, ora dopo Lucca, avremo lo scontro diretto con la capolista, con la Florenzia, e quindi anche lì è tutto da vedere, essendoci stato un pareggio nel girone d'andata. Inoltre ora la classifica sta ritornando normale, perché oggi in questo momento stanno giocando il recupero tra Torino e Luserna, e in questo momento è in testa il Torino. Cioè è in vantaggio. Sta vincendo. Ah, abbiamo Torino. Anche il risultato parziale del Torino. 2-1 per il momento. Sa tutto, è incredibile. C'è la radiolina, no? Che non sa. Allora, comunque è un risultato che, tra l'altro, bene ancora se vince il Torino, perché esatto. Luserna rimane a meno 8, giusto? Sì. Bene. Allora, in chiusura volevo chiedere ad Arianna, la città di Arezzo ti sembra pronta al di là dell'amministrazione? È una città che meriterebbe, come tutti quelli che vengono fuori dicono che è il posto ideale per fare calcio e quindi business, però per un verso o per un altro, no? Siamo sempre spesso a dirci le stesse cose. La città di Arezzo non è pronta, ok, non è pronta al cambiamento, ma credo che sia colpa di chi ha provato in passato a fare promesse e a non mantenerle, quindi il cittadino è stanco, ma un po' su tutti i fronti, non solo su quello calcistico. Il mio impegno è che ho dimostrato sia al Presidente e a tutto lo staff che fino ad oggi ogni cosa che io ho detto l'ho fatta. Che è abbastanza raro questo. Cioè, sono presente, sono sempre nel limite del possibile agli allenamenti,
mi rendo disponibile anche questa mattina, ho accompagnato una ragazza perché siamo una famiglia e quindi ci dobbiamo dare tutti da fare. E questo insomma è anche un bel messaggio, no? Al di là dei risultati, delle ambizioni, del business, però alla fine c'è anche la dimensione umana. No, la dimensione umana è fondamentale. Bene, grazie. Tra poco parliamo con Giacomo e con i suoi atleti. Siete pronti? Tra un attimo. Allora, terza parte di Mondo Amaranto. Giacomo Gorgogna, allenatore degli Esordienti A, che ritroviamo. Come sono andate queste vacanze? Che poi non so quante sono state vacanze. Vacanze, sinceramente, noi siamo allenati anche nel periodo natalizio, quindi è stato un continuo perché dovevamo preparare al meglio l'ultima fase di questo torneo Fair Play Elite. E abbiamo visto che sono serviti gli allenamenti. Allora, l'avete vinto praticamente? Come si è svolto? Sì, siamo arrivati primi, era l'ultima fase di questo torneo, la terza fase. Avevamo due squadre contro, come la San Giovannese e il Montevarchi, entrambe di un anno superiore a noi. E la prima partita da San Giovannese nell'arco di tre tempi abbiamo pareggiato, però abbiamo vinto il shootout e questo ci ha permesso di batterli. Poi la seconda partita è stata col Montevarchi, in cui abbiamo vinto nei tre tempi e abbiamo vinto anche il shootout, quindi classifica finale ha visto noi al primo posto, seconda la San Giovannese e terzo il Montevarchi. Ed ho fatto diversi gol, non so se ce l'abbiamo. No, oggi non è presente. Non è presente. E vedo che insomma, ne ha fatti diversi qui, leggo dal resoconto. E quindi ora cosa vi aspetta? Riprende il campionato? Ancora no, ora è un momento di pausa e il campionato inizierà i primi di febbraio. Andremo a disputare un campionato a 11, quindi passeremo da 9, che è stata la prima fase, a 11. È allenante per noi, sarà una cosa abbastanza positiva. Sì, un bel cambiamento. Sì. E con squadre sempre le stesse? Quindi sì, squadre della provincia. Arezzo e provincia, sì. Che obiettivi ti poni? Gli obiettivi sono principalmente quelli che riguardano la crescita della squadra, quindi noi siamo ancora nella scuola calcio, quindi la cosa che interessa a me e ai miei responsabili è il miglioramento tecnico o mentale caratteriale da parte dei ragazzi. Li hai già riscontrati, diciamo, dall'inizio? Sì, è normale, dopo questi mesi di lavoro qualcosa si vede, ma non basta, nel senso ancora abbiamo grossi margini di miglioramento. Allora, andiamo a conoscere, vieni pure in piedi, ti chiami? Mattia, allora, sei di Arezzo? No, sì, se no si partiva subito. Allora, raccontaci un po' di te, intanto prima di venire all'Arezzo, dove eri? Giocavo al Santa Firmina. Santa Firmina, quindi com'è stato questo passaggio? Che differenze hai notato? È un bel cambiamento, cioè anche di tecnico. Tecnico, ecco. E hai trovato qualche compagno che è venuto con te o...? Sì, sì, quindi... Berni Lia e Ferretti Luca. Quindi siete venuti in tre, sì, dal Santa Firmina. Okay. Questo torneo allora com'è andato, questa vittoria? Spiegaci un po'. È andato contro la San Giovannese, è andato bene. Il primo tempo, i primi 5 minuti, qualche errore tecnico. Poi tutto il primo tempo si è pareggiato. Sì. Il secondo tempo abbiamo vinto con doppietta di Cori. Sì. E terzo tempo un rigore loro 1-0. Okay. E poi dopo? Poi abbiamo vinto gli shootout. Sì. Contro il Montevarchi abbiamo vinto gli shootout. Tanto sono questi rigori in movimento, sì, no? Giusto? Ok. Poi il primo tempo abbiamo pareggiato 1-1. Sì. Il secondo tempo 2-0 e il terzo tempo 1-0 per loro. E poi c'è stato finito qui. Sì. E quindi avete vinto. Sì. Beh, come avete festeggiato? Niente. Con grande umiltà. Sì. Beh. Andiamo da, ti chiami? Niccolò. Niccolò. Tu vieni da? Quarata. Quarata. Giocavi nel? Quarata. Ecco, non immagino. Allora, che cosa ti aspetti da questi ultimi mesi? Di crescere ancora di più e di vincere qualche torneo. Che ne farete altri? Sì. Sì. E c'è una partita di questa prima fase che ti ricordi con piacere, un episodio? Quella con Montevarchi di ritorno. L'abbiamo pareggiato. Non ve l'aspettavate, no? Era una partita tosta, però siamo riusciti a vincere. C'è la pareggia. Vabbè, comunque è un risultato importante anche quello, no? Sì. Ok. E da grande che vorresti fare davvero il calciatore? Calciatore. In quale squadra? L'Arezzo. Proprio l'Arezzo. Va bene. Andiamo da... Perché vedo che scuoteva il capo lui, eh? Edoardo, perché scuotevi? Non eri d'accordo? No? No. No, pensavo volessi giocare in un'altra squadra.
Sono d'Arezzo e vengo da Quarata. Anche te, quindi sì. Voi vi siete venuti in blocco? Insieme a altri tre. Altri tre, cinque dal Quarata? Sì. Allora, e tu invece che ci racconti di questa prima parte? C'è qualcosa che di questo torneo che erano due partite molto toste, difficili da giocarle, però siamo riusciti a tenere testa anche se erano un anno più grandi di noi e siamo riusciti a vincere. Ecco, questo anno si vede, si nota dal punto di vista fisico, non lo so, sono più alti, cosa si nota? Livello fisico. Fisico, cioè sono più massicci. Sì. E voi come ve la cavate per giocare? No, li contrastiamo col giro palla. Col giro palla. Cioè non gliela fate, cercate di liberarvene il più fretta possibile per. Okay. E ci riuscite perché sì, se ancora bisogna vincere. Allenarci su questo, però. Ci proviamo. Le vacanze come sono andate? Le fate un po'? No? Sì. Sì. Qualcosina. Sì. Va bene. Allora, quindi Giacomo, adesso voi continuate gli allenamenti. E... alle caselle? Sì. E continuiamo il nostro percorso, un percorso condiviso da me, dai responsabili che ci sono, come responsabile tecnico Andrea Saviotti, e il nostro obiettivo è, ripeto, la crescita, quindi sposiamo la filosofia di giocare sempre la palla, perché dal nostro punto di vista si migliora solo in quel modo. E partiamo, di solito quando giochiamo cerchiamo di dominare con il possesso palla, di non buttare mai via la palla e niente, cerchiamo di crescere tutti insieme. Allora, complimenti, allora ci rivedremo penso tra un po' per fare il punto. Sai chi dobbiamo salutare? Riccardino, non avevo dubbi. Che non so come fa, ma lui sa che ha tutte le ore, cioè questa trasmissione, e giustamente lo salutiamo di cuore, Riccardino. Allora, perché è anche un vostro sì, dirigente. Era la partita, sì, dirigente, diciamo dirigente perché sennò, esatto. Lui sa che ci tiene anche a essere confermato, penso che Arianna... Sì, lo conosco. Lo conosco. Bene. Allora, in conclusione dobbiamo dire che questi due derby in particolare che hanno visto protagonisti gli allievi binazionali 1-1 con il Perugia, con l'Amaranto di Steccato, e poi questo 5-5 dei giovanissimi con 4 gol realizzati da Arnetoli e uno da Sinani, insomma deve essere stata una partita spumeggiante, un derby insomma delle giovanili col Perugia che, come ha detto qualche giocatore delle giovanili, non è mai un amichevole, anche se si tratta appunto di una partita non ufficiale. Io ringrazio molto Arianna Paperini. Grazie. E allora buon proseguimento in questa avventura, grazie a Elettra Fiorini, a Giacomo Gorgoni e ai tuoi ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo.